Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo, ma stavolta con il Paro Tanafi. Sì, perché questo video lo girerò con il Paro Tanafi. L'ho criticato tanto, però non è che ha tutto di negativo. Per me è la critica soprattutto per il rapporto prezzo e quello che viene dato, nel senso che se fosse costato un 200 euro in meno o qualcosa di più, sicuramente sarebbe stato un drone eccezionale. In quella fascia di prezzo no, perché ha dei rivali che quasi a parità di prezzo danno molto di più. Quindi ragazzi, adesso prepariamo tutto e facciamo volare il Paro Tanafi. Ok ragazzi, anche questo volo col Paro Tanafi è finito. Il drone non si è comportato male, ha il solito problema che a 1,5 metri d'altezza non sta fermo immobile, ma continua a spostarsi avanti, indietro. Comunque non sta fermo, si muove secondo me nel raggio di 1 metro, continua a muoversi, forse che qualcosa di più ogni tanto, mentre quando è a una quota più alta, diciamo, sta fermo. Mentre quando è basso no, e quello non mi piace, perché non avendo i sensori, muoversi così è pericoloso se lo si fa decollare in zone con diciamo dei pericoli molto vicini. Quindi ragazzi, se questo video col Paro Tanafi vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao.